Buongiorno a tutti. Calorifero freddo perché la valvola termostatica è bloccata. Si può sbloccare in pochissimi minuti. È una cosa molto semplice. Basta sapere come si fa. Basta avere una pinza e con questa pinza otteniamo tutto. Allora, quando è che si blocca? Si blocca probabilmente quando alla fine del periodo estivo, dobbiamo aprire l'impianto. E aprendo l'impianto notiamo che il calorifero rimane freddo. Probabilmente una delle cause può essere questa, il fatto che sia bloccata questa valvola. Se così è molto semplice. Innanzitutto apriamo la valvola al massimo sul 5, perché poi quando la rimontiamo dobbiamo rimontarla in questa posizione, altrimenti fatichiamo. Poi abbiamo questo raccordo. Lo faccio vedere. Questo raccordo da svitare in senso antiorario, cioè noi ce l'abbiamo qui davanti, lo svitiamo in senso antiorario perché è avvitato sulla valvola. Non c'è pericolo per quanto riguarda allagamenti idraulici perché questo è un pezzo a sé. Questa è la valvola, scusate, questo è il termostato e questa è la valvola termostatica. Quindi il termostato è un pezzo a sé meccanico che c'è dentro, un sistema che sente il calore o il freddo e si dilata, si restringe, in qualche modo va a spingere con quel punto lì al centro, va a spingere il pistoncino o lo rilascia. Detto questo, noi probabilmente se la valvola è bloccata troviamo questo pistoncino in questa posizione qua, cioè in una posizione inserita, dovrebbe spuntare poco. Allora, cosa facciamo? Lo prendiamo con le pinze e lo tiriamo fuori 2-3 volte e sentiamo che fa una certa resistenza a spingerlo in avanti, spingerlo dentro. Allora è sbloccata. Attenzione, non pensate di mettere, non mettete olio, svitolo o quant'altro allo scopo di non farla più bloccare in seguito, perché questo può danneggiare la valvola stessa e ciò che all'interno fa da tenuta. Il massimo che può succedere è che possa perdere una goccia, ma di solito si blocca poi subito, quindi non c'è alcun pericolo idraulico. Poi dobbiamo rimontare la valvola. Abbiamo un certo incastro che dobbiamo trovare prima di avvitare il raccordo. Abbiamo un incastro che si deve incastrare, questa parte in plastica si deve incastrare in qualche modo qua. Lo trovate e poi andate ad avvitare. Eccoli. Sì, però ecco, in questo caso vedete facevo fatica perché involontariamente ho messo la posizione sull'1, invece devo mettere sul 5, allora non faccio nessuna fatica. Eccolo lì, visto? Poi avvito a mano e quando voi muovendo un pochettino il termostato, riuscite a avvitarlo tutto, già andrebbe bene, ma una strettina proprio piccola strettina, così, ecco, basta. Ora dovreste sentire già che l'acqua diventa, cioè il calorifero diventa caldo, ma già in realtà ancora prima di montare il termostato si doveva sentire già che diventava caldo il tubo, la valvola e quindi il calorifero. Quindi se il problema è questo, sicuramente lo avete risolto in pochi minuti. Bene, la prossima volta, cioè il prossimo anno, quando l'impianto si spegne, dovete lasciare nel periodo estivo la valvola aperta a 5. Così in questo caso, se la valvola si blocca col pistone fuori dalla valvola termostatica. E
così avvitando voi lo andate a spingere quello si sblocca, ma se invece si blocca nella parte chiusa, anche svitando non riuscite a sbloccarlo. Spero di essermi spiegato bene. Bene, è tutto. Se invece avete un problema di non si risolve, avete un problema riguarda per esempio aria del calorifero, vi invito a visionare il video numero 13, come sfiatare un calorifero in casa. Bene, arrivederci e buon lavoro a tutti.